Ciao besties, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se questo è il mio primo video che vedete, mi presento, sono Viviana e sono una brand designer di Catania. Se invece già mi conoscete, penso che già avete intuito che c'è qualcosa di diverso in questo video. Beh sì, solitamente tutti i miei contenuti qui su YouTube, ma anche su TikTok, su Instagram, sono tutti in inglese, ma facendomi un po' in giro sui social ho visto che non ci sono molti contenuti sull'argomento che tratteremo oggi e volevo rimediare. Anche comunque grazie a tutti i messaggi e le richieste che ricevo da voi su Instagram, vi ascolto, vi sento e quindi eccomi qua. Ma cosa andiamo a fare oggi quindi? Oggi andiamo a progettare l'identità visiva di un hotel. Ovviamente questo hotel è un hotel finto, fittizio, inventato da me, ma lo tratteremo come se fosse un cliente reale, quindi andremo a seguire tutti gli step che si seguono solitamente quando si lavora con un cliente. Ovviamente ci sono tantissimi modi per lavorare con un cliente, questo è il modo in cui io lo faccio e che ha funzionato per me nell'ultimo anno e mezzo da quando ho creato la mia attività, quindi se non sapete da dove iniziare potete provare questo metodo e poi magari mi fate sapere se per voi ha funzionato oppure no. Bene, allora, il progetto di oggi in realtà nasce da una collaborazione che ho fatto con Creative Market su Instagram, quindi intanto ve la andate a guardare se ve la siete persa, perché lì ci sono molti più dettagli sul progetto, ma se per caso anche voi volete utilizzare uno degli elementi che utilizzerò io oggi, potete trovare tutto nel link qui sotto, c'è la collezione con tutti gli elementi, font, foto, illustrazioni, pattern. Per presentarvi un po' l'hotel che andremo a progettare oggi, iniziamo proprio dal primo step del mio processo di design, l'ispirazione. La primissima cosa che chiedo ai miei clienti quando iniziamo a lavorare insieme è quello di creare una mood board dove mettere tutta la loro ispirazione per il progetto. Qualsiasi cosa viene in mente, font, colori, immagini, foto, tutto va lì dentro. Solitamente utilizzo Pinterest perché è una risorsa molto semplice e gratuita che è abbastanza facile da utilizzare anche per chi non se ne intende molto di design. Grazie a questa mood board di Pinterest io già ho un'idea esatta di quello che il cliente vuole. Ovviamente il cliente con questa mood board non ha la capacità di creare una direzione creativa, perché questo sta a noi farlo, però già mi dà un'idea della direzione da prendere. Io comunque faccio uno stile molto particolare e solitamente lavoro con clienti che vogliono questo stile, quindi questo è già un buon punto d'inizio per capire se siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Per me questa è la parte fondamentale, perché da lì si mettono le basi per il progetto. Il cliente non ti andrà mai a chiedere una cosa completamente diversa, perché appunto vi siete concordati su quello stile già dall'inizio. Andiamo a vedere la mood board di Pinterest del cliente, che in realtà comunque siamo noi in questo caso, e quindi vi faccio vedere esattamente la mia visione per questo branding. Allora, questa è la mood board che ho creato. L'hotel si chiama The Rosian, che non significa niente, però ovviamente andremo a giocare col rose, quindi le rose. Questa cosa verrà aggiunta un po' nella brand identity, ma questo lo andremo a vedere dopo. Come vedete lo stile è molto anni 60-70, ma non il classico stile che si pensa quando si pensa agli anni 70, quindi super psichedelico, font molto particolari, molto decorativi. Quello stile ovviamente fa parte degli anni 70, ma c'è anche tutto questo altro mondo che molto spesso veniva utilizzato effettivamente dalle attività, ma anche soprattutto nella pubblicità di quegli anni. Intanto iniziamo dalla tipografia, che è la mia specialità, quindi per me è una cosa sempre molto importante quando lavoro con un cliente. Come vediamo, appunto, in realtà la tipografia è abbastanza semplice, molto geometrica, molto classica e lineare, che appunto ci sta perfettamente con questo stile. E ci sono però un po' delle modifiche nelle lettere, che appunto è la mia specialità. La manipolazione delle lettere in realtà secondo me è una cosa che aggiunge molto valore a un'identità visiva, che la rende unica nel suo genere, quindi se non l'avete mai fatto io vi dico di farlo, perché cambia tutto. Per quanto riguarda i colori, la color palette, resteremo diciamo su dei toni abbastanza caldi, quindi marroni, arancioni. Essendo un hotel non ha bisogno di una palette molto estesa, perché comunque è sempre un hotel, non stiamo parlando di un prodotto che ha del packaging, quindi magari ha bisogno di più colori per più prodotti. Un hotel può anche restare su una palette abbastanza piccola. Poi ovviamente, come vediamo, ho aggiunto anche delle idee per quanto riguarda questa rosa, perché come ho detto non voglio fare delle grandissime illustrazioni perché non credo ci stiano con questo brand, ma aggiungere diciamo una rosa ha senso, perché così creiamo un collegamento con il nome dell'hotel, The Rosian. Quindi pensavo di creare un'illustrazione di una rosa utilizzando la tipografia. Non essendo una grandissima illustratrice o disegnatrice, ovviamente quando mi vengono richieste delle illustrazioni c'è un attimo di panico. Una cosa che ho iniziato a fare, che io vi dico che funziona, è creare delle illustrazioni usando come base le lettere del font che utilizzerete per il logotipo e il marchio. So che sembra strano, ma in realtà utilizzarle anche solo come base è un grandissimo punto d'inizio ed è appunto quello che faremo oggi. L'idea per il brand è più o meno questa, quindi io direi di passare al prossimo step, che è appunto quello della direzione creativa. Se questo fosse un cliente reale, io a questo punto andrei a presentare due mood board diverse con due color palette diverse e anche due direzioni diverse. Si sa comunque che il cliente ha sempre le sue preferenze, quindi è meglio dare più opzioni. Adesso andiamo ad aprire Adobe Illustrator, che è il software che utilizzeremo oggi per creare la nostra identità visiva. Attenzione, non Photoshop, non Canva, non InDesign, Illustrator. Mentre io faccio la rimozione degli anelli prima di iniziare a progettare, voi intanto vi potete iscrivere al canale o andare
andarmi a trovare su Instagram, tranquilli, vi aspetto. Oh! Ok, iniziamo! Ho creato un file dove abbiamo già la color palette che voglio utilizzare e il font che effettivamente ho scelto per questo progetto. E una cosa importantissima che faccio sempre è quello di mettere la mood board esattamente accanto all'artboard iniziale su cui sto creando il branding. Come ho detto appunto, è una linea guida. Se per caso a un certo punto non ho più ispirazione, basta che guardo lì e mi ricordo esattamente quello che io e il cliente abbiamo scelto di fare. Il font che ho scelto è questo, si chiama Sankanari. Quello che voglio fare è creare una sorta di gerarchia all'interno del logotipo, quindi separiamo le due parole. Questa cosa la potevo fare anche prima, ma no. Ingrandiamo Rojan e come vedete già qua si inizia a creare, diciamo, una sorta di spazio in cui queste due parole entrano proprio perfettamente e già vediamo che la composizione sta diventando più interessante. Ma una cosa che voglio fare è mettere un po' di spazio, aumentare un po' la crinatura che già era un po' aumentata. Qui, quando dico che aumento la crinatura, intendo lo spazio tra le lettere, un pochettino più piccolo. E adesso andrò a fare una cosa che appunto farà venire un po' un colpo a tantissimi grafici, ma è il mio canale, faccio quello che mi pare. Ovvero andremo a schiacciare un pochettino il font. Già comunque un pochettino più schiacciato e secondo me funziona un po' meglio. Vediamo che le parole rientrano un po' meglio in questo spazio che sto cercando di creare. Prima di continuare, una cosa importantissima. Io personalmente non utilizzo griglie nella creazione dei miei logotipi, marchi, eccetera. Siete liberissimi di farlo, che molti grafici, soprattutto qui in Italia, amano farlo, ma io non lo farò. Se le cose non sono perfette, in realtà non importa perché comunque non è un cliente reale. Ovviamente quando si lavora con un cliente vero e proprio, l'attenzione al dettaglio è molto più grande. Quindi oggi ci concentriamo un po' sul processo di design e non tanto sulla precisione di ogni dettaglio, anche perché che palle, no? Ora, con le lettere vorrei fare un po' un giochino che ho visto in una delle foto che ho preso come ispirazione nella moodboard, ovvero questa qui. Come vedete qui le lettere sono un po' sovrapposte, ma non troppo da perdere la leggibilità. E credo che questa cosa sia molto vintage e molto figa. E con un font del genere, che è abbastanza simile a quello della foto, secondo me si può creare qualcosa. Ancora non ho espanso le lettere appunto perché c'è questo processo da fare prima. Solitamente lo faccio subito, ma non in questo caso. Quando dico espandere le lettere intendo che verranno trasformate in forme e non più in lettere effettive, quindi non potranno più essere modificate con lo strumento testo. Andiamo a diminuire la crinatura, ovviamente non di troppo perché sennò poi non si capisce più niente. Io direi che 50 per ora va bene, ma comunque lo possiamo andare a sistemare dopo. Vediamo, forse meno 40 è esattamente quello che stavamo cercando. Andiamo a copiare intanto, così se per caso abbiamo sbagliato possiamo rimediare, e andiamo ad espandere effettivamente le forme andando a cliccare qui oggetto ed espandi. Ora andiamo a separare le lettere e andiamo su tracciato e scostamento tracciato. Raga, non avete idea di quanto è bello, oh mio dio, ogni volta devo tradurre tutte le opzioni e non mi ricordo mai come si chiamano in inglese, ma adesso invece non è un problema, che cosa bella. Allora, siamo su scostamento tracciato e ovviamente andiamo a diminuire, vediamo un po', 0,5, no, facciamo 1, lo facciamo in bianco, ok, 1 è troppo, 0,7 forse è quello che cercavamo. Ok, yes! Vedete che già comunque la leggibilità è rimasta la stessa, ma si è creato un po' questo effetto che secondo me è molto figo. Forse una cosa che farei è leggermente alzare questo qui, così non c'è modo che possa essere vista come una L magari. Ci siamo! Quindi ora andiamo effettivamente a rimuovere la parte bianca, perché ovviamente se spostiamo questo qui c'è tutto questo contorno bianco che non è quello che vogliamo. Questo si può fare attraverso l'elaborazione tracciati. Andiamo a selezionare quello che vogliamo rimuovere, premiamo questo qui che non mi ricordo come si chiama e ripetiamo il processo per tutte le lettere. Ok, abbiamo adesso la base per il nostro logotipo, ma non abbiamo finito qui perché, come vi ho detto, la manipolazione delle lettere è una cosa che per me è fondamentale e ne faremo una abbastanza piccola e abbastanza semplice, che anche se non siete esperti su questa cosa è abbastanza facile da fare. Un altro segreto che condivido con voi: non c'è bisogno esattamente di essere bravissimi appunto ad illustrare, a disegnare per manipolare le lettere a mano. Io nonostante questo utilizzo una tavoletta grafica e questo, diciamo, che ha cambiato completamente il modo in cui faccio design. Non bisogna per forza avere una tavoletta grafica per fare questo tipo di design, ci sono persone che lo fanno utilizzando solo un mouse, onestamente non so come facciano, ma ci riescono, quindi non c'è bisogno di avere la tavoletta. Però se siete curiosi di sapere esattamente come lavoro io utilizzo una Wacom Intos S che adoro. Il segreto che voglio svelarvi è che appunto non bisogna essere molto bravi ad illustrare, perché si possono benissimo già utilizzare le lettere che si trovano all'interno del font
per creare delle nuove lettere. Solitamente vado proprio a guardare tutto il font, compresi i glifi, e vedo quello che posso, diciamo, collegare ad altre lettere. Ma invece la parte che utilizzeremo ora si trova già all'interno del nostro logotipo. La lettera che prenderemo è la A. Separiamo tutte le lettere e la codina, diciamo, di questa A è quello che utilizzeremo per creare una codina nella N. Andiamo a cancellare. Io sto premendo Alt, e se si preme Alt si crea con lo strumento gomma un riquadro che quindi vi fa cancellare esattamente. Ok, è pronto, perfetto. Ok, adesso facciamo in modo che questa parte sia allineata esattamente con la parola hotel. Ora prendiamo queste due forme e, sempre utilizzando elaborazione tracciati, le uniamo. Questo è quanto, raga, questo è il nostro logotipo e io onestamente lo adoro. Cioè, se noi andiamo a guardare la nostra mood board, non mi potete dire che questo logotipo non è esattamente il frutto di questa ispirazione. Ora vado a creare velocemente un'altra versione, quindi un logotipo secondario, che è una parte fondamentale della logo suite, perché c'è sempre bisogno di avere più variazioni dello stesso logotipo in modo che possano essere utilizzati in vari modi. Adesso è arrivato il momento di creare questo famoso marchio a forma di rosa che voglio fare utilizzando la tipografia. Ovviamente la lettera che mi attira più è sicuramente questa N che abbiamo creato. Intanto andiamo a eliminare questa parte qua della N e ci teniamo soltanto questo. Come sempre andiamo a rimuovere i punti di ancoraggio che non ci piacciono. Volevo utilizzare queste due parti per creare una rosa abbastanza geometrica, come ho detto, qualcosa di simile in questo modo, utilizzando la stessa tecnica che abbiamo utilizzato per il nostro logotipo, quindi lo scostamento del tracciato. Quello che voglio fare è andare a richiamare anche questo movimento che abbiamo qui in queste parti, quindi prendiamo questo e lo scendiamo un pochettino. Questa è la base per la nostra rosa. Andiamo avanti, perché così ovviamente non si capisce che è una rosa, quindi andiamo a copiare di nuovo questo e andiamolo a ruotare in modo che si allinei con questo spazio che abbiamo creato. No, ok, questa parte non mi piace, quindi fatemi cercare un attimino nel font e nei glifi se c'è qualche parte di lettera che mi ispira di più e torno subito. Ok, questo è quello che è venuto fuori per ora. Adesso lo andiamo a pulire e a sistemare, ma vorrei aggiungere un'altra cosa prima di fare la pulizia, che è, diciamo, la parte finale, ovvero qualcosa che faccia sembrare un pochettino che sia di più una rosa. Quindi volevo creare una sorta di, non so esattamente come si chiama questa parte del fiore, ma lo voglio creare e ve lo faccio vedere subito. Adesso ne voglio mettere anche un altro qui che sembra un po' una fogliolina. Ok, l'abbiamo pulito, è carino, ci sta, io dico di sì. Questa è la nostra logo suite. Io sono abbastanza soddisfatta. Un'ultima cosa che volevo fare è inserire questo marchio all'interno di un'ulteriore variazione, perché un marchio circolare in realtà è molto utile, soprattutto per i social. Bene, adesso aggiungiamo il colore finalmente, perché come avete visto fino adesso abbiamo utilizzato soltanto il bianco e il nero, che è la regola che si deve sempre seguire. Se la vostra logo suite non funziona con il nero, non funzionerà mai. Il colore si aggiunge sempre dopo. Iniziamo a giocare un po' con il colore. Voglio già mettere in prospettiva questo branding, vedere effettivamente come verrà utilizzato e mettere un po' le basi anche per il poster che ho già in mente. Questa è l'idea che io avevo per il nostro branding. Adesso non c'è molto altro da fare. L'altro step, diciamo, è quello di iniziare a creare effettivamente tutti gli elementi che creano il branding. E ho menzionato spesso il poster perché ho un'idea pazzesca e andrò ad utilizzare un effetto Photoshop che appunto ho comprato su Creative Market, che è perfetto, quindi andiamo subito su Photoshop e iniziamo. Su Photoshop andremo ad utilizzare un 2000x3000, in realtà queste dimensioni non contano molto perché il poster effettivamente non sarà reale. Solitamente la dimensione classica di un manifesto qui in Italia soprattutto è un 70-100, ma non ci interessa questo, è soltanto per farvi vedere la mia idea e poi mettere il design su un mock-up. Ho riportato il logotipo, è un primo pezzo di sfondo, ma come ho detto volevo utilizzare un effetto Photoshop su una foto. Andiamo ad aprire questo effetto Photoshop. In pratica funziona un po' come un mock-up, quindi se non avete idea di come funziona il mock-up adesso ve lo faccio vedere. Qui abbiamo questo effetto e cliccando qui si apre un'ulteriore pagina in cui dobbiamo inserire l'immagine. L'immagine che utilizzeremo oggi è questo telefono qui, che è molto vintage, molto figo, è
se io lo clicco e faccio salva, in automatico mi si applica questo effetto in questa foto. Ora, questa foto è perfetta, questo effetto è fantastico, ma questo blu e questo rosso non ci piacciono proprio. Quindi cosa possiamo fare? Volevo io uno sfondo arancione per creare un pochettino l'effetto simile a questo. Andiamo a creare un nuovo livello e lo facciamo tutto arancione. E qui con queste funzioni iniziamo a giocare e vedere effettivamente se c'è qualcosa che ci piace. Con tonalità andiamo a creare questo effetto che in realtà è perfetto secondo me, perché io volevo appunto un effetto simile, tutto arancione. Grazie a questo effetto, grazie a un piccolo trucchettino, abbiamo creato la foto perfetta da utilizzare come base nel nostro poster. Ora l'ho zoomata un pochettino perché, non lo so, questo taglio mi ispira di più e crea un po' di spazio per aggiungere delle informazioni sull'hotel. Io direi di farlo esattamente in quell'angolo, perché così è bello lineare e lascia molto spazio vuoto, che in realtà è un punto chiave, diciamo, di questo stile che sto utilizzando. Questo poster ovviamente può essere creato anche su InDesign con delle griglie per fare qualcosa di un po' più pulito. Credo che se aprissi un nuovo programma il mio computer esploderebbe in questo momento. Quindi restiamo su Photoshop e questo è quanto, questo è il poster che avevo in mente e credo che abbiamo finito. Adesso ovviamente espanderò un po' più il brand, creerò un po' di cose, quindi ci vediamo dopo quando avrò finito. Ok, sono passati un paio di giorni ma ho messo tutto sui mockup e sono pronta finalmente a presentarvi l'identità visiva che abbiamo creato oggi. Quindi diamo il benvenuto a The Rojan. E quindi eccoci qui alla fine di questo video, io spero vi sia stato di aiuto, è stato il mio primo video in italiano, ma come ho detto ricevo tantissime richieste da grafici italiani che purtroppo non parlano inglese ma che vogliono imparare. Spero che questo video vi abbia dato le informazioni che cercavate. Un'altra domanda che mi viene fatta molto spesso è: una volta che si crea il branding, come si presenta al cliente? Beh, ho una soluzione anche a questo, io personalmente creo delle presentazioni in PDF e se anche voi volete farlo ma non avete idea di come fare, sul mio sito trovate le template dei documenti che io uso personalmente con i miei clienti, sì, in italiano, sia per InDesign che per Illustrator. Bene, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se il mio processo è simile al vostro o se lavorate in maniera completamente diversa, se avete imparato qualcosa. Lasciate un commento sotto perché sono curiosissima. Chissà, magari farò altri video in italiano, non lo so, ma voi intanto per scoprirlo e per essere sicuri di non perdere nulla, iscrivetevi al canale, lasciate un like, tutte quelle belle cose che aiutano molto il canale. Ovviamente mi trovate su tutti i social, ma soprattutto Instagram, che è la mia piattaforma principale, lì pubblico tutti i miei lavori, faccio storie ogni giorno, quindi ci vediamo lì. Oggi abbiamo parlato di come si progetta un'identità visiva, ma come si lavora effettivamente con un cliente? Quali sono gli step che si devono seguire quando si lavora con un'altra persona? Come si presenta il lavoro? Come si comunica? Quante revisioni? Così tante domande alle quali avrete una risposta guardando questo video qui, che però è in inglese. Intanto vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, noi ci vediamo la prossima volta, non so quando. Ciao!